Ciao, bentornati su Caps Lab. Oggi vi farò vedere come con la DTF si possono stampare dei cappellini e nel dettaglio come fare i transfer con l'F2100. Oggi noi andremo a stampare questi cappellini per realizzare un logo con la DTF che poi andrà applicato nella parte superiore. Adesso vi faccio vedere a schermo il dettaglio. Eccoci qua al computer. Praticamente io ho creato un file già nel formato dei miei fogli per la DTF che adesso metto nel mio Garnet Creator. È già in formato A3, che è il formato dei miei fogli per la DTF, quindi non devo modificare dimensione né niente. Sto utilizzando la platina media perché mi va bene per la 3. Il file è già speculare, quindi è già riflessa l'immagine. Come potete vedere, la bellezza della DTF è che io ho già dentro due loghi diversi perché devo già fare due commissioni. Allora, per quanto riguarda i settaggi di stampa, io in impostazione di stampa mi sono creato due profili. DTF bianco sarà la mia stampa del bianco e colore DTF è la mia stampa quando faccio il colore. Come voi saprete, con la DTF si fa prima lo strato di colore e dopo viene applicato sopra il bianco. Con il Garmin Creator, senza un rip apposito, bisogna farlo manualmente facendo prima la stampa del colore e dopo lanciando un'altra stampa simulando la maglietta nera, e una volta che ha stampato il bianco bisognerà fermare la macchina prima che stampa ancora sopra la fotocromia. Comunque, nel dettaglio, colore DTF, io ho un'impostazione livello 2 di stampa. Ho aumentato un po' nella densità inchiostro il colore per farlo un po' più vivido e per il resto ho messo la stampa unidirezionale a bassa velocità e la riduzione macchia di inchiostro che mi aiuta ad avere più definizione. Quindi questo qua è il profilo sul Garmin Creator normale per la stampa del colore. Dopodiché, per il bianco, visto che comunque di bianco ne va veramente poco, io sono livello 1, il bianco è stato messo densità inchiostro più 10 e per il resto è standard bidirezionale ad alta velocità. Ricordatevi, ho messo il tempo di essiccazione prolungato di modo che una volta che è stampato il mio fondino di bianco faccio in tempo poi ad annullare la stampa e finire così di fare un foglio di DTF. Adesso vi faccio vedere nella realtà come viene fuori con questo processo. Allora, come si fa praticamente questo processo? Questi sono i fogli sul quale va stampato, sono in formato A3, come potete vedere. Su qua c'è riportata la direzione sul quale bisognerà stampare, perché c'è un lato opaco sul quale si stampa e un lato lucido, che è quello dove non va stampato. Adesso noi prendiamo un foglio, questo è il lato opaco dove va stampato e quindi lo metto verso l'alto. Dopodiché bisognerà assicurarlo con dello scotch. Dopodiché verifichiamo che l'altezza sia giusta. Io la metto ad altezza 1 di solito. Adesso la stampante inizierà a lavorare. Adesso mandiamo in stampa il bianco. Una cosa che io faccio differente da altri che ho visto, perché mi sto trovando bene così, poi se avete qualcosa in contrario o avete consigli scrivetemelo pure nei commenti, che imparare fa sempre bene.
prima di passare la colla a bagnato, io di solito lo appoggio sul piatto della termopressa accesa, di modo che gellifichi più velocemente e asciughi un pochino. Allora, come vi dicevo, io la sto appoggiando, la pressa è accesa, con la pressa aperta. La lascio un attimo così, di modo che mi asciuga più rapidamente il bianco. E ho visto che facendo in questo modo, comunque, la colla attacca lo stesso, la colla in polvere attacca lo stesso senza problemi, e mi sembra che poi come risultato finale venga meglio. Poi vi ripeto, sono delle prove, dei test che ho fatto io, e magari con la colla che ho io mi trovo meglio così. Prendiamo il foglio di prima tolto dalla pressa, prendiamo la colla. Io uso una volgarissima vaschetta di queste qua di alluminio. Un pochino di colla. Poi muovendo avanti e indietro copriamo bene, però magari così riesco a fare una bandiera. Muovendo avanti e indietro, e non, come vi dicevo prima, nonostante io l'abbia già fatto asciugare con la termopressa, ho visto che comunque la colla aderisce lo stesso, e mi sembra che asciugando così la grafica risulti un po' più leggera una volta che è stata fissata. Si sbatte l'eccesso, lo rimettiamo sotto il piatto della pressa, facciamo sciogliere la colla. Allora, una volta che il nostro transfer è stato tolto dalla termopressa ed è asciutto, lo possiamo ritagliare, e in questo caso verrà applicato sui cappellini. Ok, lo posiziono. L'applicazione io sto usando 10 secondi a 160 gradi. Una volta pressato, di solito si spellicola a freddo, quindi lo metto da parte e continuo per poi spellicolarli alla fine. Ok, abbiamo finito di stampare i cappellini con la DPF, adesso questi qua li abbiamo già impacchettati, ve ne faccio vedere uno. Adesso qua la luce non è il massimo. Allora, se per caso vi rimangono dei residui di polverina, non della colla ma del foglio, potete toglierli con una spugnetta inumidita, non quando microfibra, che non lascia i pelucchi. Se durante l'applicazione vi si alza qualche dettaglio, rimuovendo, dico, dopo aver spellicolato a freddo la pellicola di trasferimento, potete mettere su della carta forno, comunque parchment paper come la chiamano gli americani, che fa figo. Ripressare per 5 secondi, di modo che riattaccate dei piccoli particolari che magari si sono sollevati. Questo soprattutto magari su superfici come i cappellini, cose di questo genere, o scarpe che sono un po' complicate. Per i tessuti piani questi problemi non ci sono.
Se avete qualcosa da dire, domande, scrivete pure nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille a tutti e ciao!